30 anni dopo, la mitica Peugeot 205 GTI, la casa del leone, torna a graffiare celebrando un compleanno importante che ha cambiato la storia delle sportive compatte. Il Festival of Speed di Goodwood si è rivelato infatti l'occasione perfetta per togliere i veli alla nuova 208 GTI, trentesimo anniversario. Andiamo a scoprirlo. In occasione del Festival of Speed di Goodwood, tradizionale kermesse del motorismo britannico, Peugeot ha alzato il velo sulla 208 GTI trentesimo anniversario. Una versione dedicata voluta per rispolverare il mito della casa del leone a 30 anni di distanza dall'iconica 205 GTI. Che non sia una normale 208 lo si intuisce soprattutto dall'aspetto sportivo e dalla livrea bicolore e bimateriale, alternativa grintosa e inusuale al bianco perla e al rosso rubino, due tinte storiche in chiave racing del glorioso passato di Peugeot. Sotto l'aspetto tecnico, la nuova 208 GTI adotta un assetto ribassato di 10 mm, carreggiate allargate di 22 mm all'anteriore e 16 al posteriore. Completano il pacchetto grandi ruote da 18 pollici che accolgono pinze dei freni marchiate Brembo a 4 pistoncini. Registro sportivo anche nell'abitacolo, con tanto rosso ad accendere dettagli e materiali come Alcantara e Tep. Sotto il cofano invece il 1006 THP Euro 6 da 208 cavalli, il numero che rimanda ovviamente al nome della vettura e che garantisce al trentesimo anniversario uno scatto da 0 a 100 in 6,5 secondi. Ora spazio alla strada, perché dopo la doverosa passerella concessa allo scorso Salone dell'Auto di Parigi, la commercializzazione della Peugeot 208 GTI trentesimo anniversario inizierà proprio in questi giorni al prezzo di 26.000 euro.